Ciao ragazzi e bentornati alle vostre Ferri. Oggi scopriamo per l'appunto The Fridge is Red, ovvero un nuovo indie horror uscito proprio oggi, che sarà composto sostanzialmente da 6 storie antologiche, il che significa che sono 6 episodi separati, collegati ovviamente da un filo conduttore, ma comunque autoconclusivi. È un gioco indipendente che fra l'altro mi è stato regalato dallo sviluppatore, per cui lo ringrazio per questo. Ha il costo molto molto contenuto, onestamente, che devo ancora vedere perché mi sembra che non sia disponibile su Steam al momento. Fatto sta che promette molto molto bene, perché a suo tempo vidi qualche demo qua e là ed era sicuramente qualcosa di molto peculiare e molto riuscito apparentemente, per cui staremo a vedere, lo scopriamo assieme qui su Twitch. Avvia il gioco fra l'altro è pure tradotto in italiano, per cui tanta roba, anche se in realtà a mio parere non credo ci siano tante cose da vedere nel gioco, per cui tante cose voglio dire da tradurre nel gioco, ma comunque meglio di nulla. Il menu almeno c'è, le impostazioni grafiche non ci sono, possiamo solo scegliere la risoluzione, ma non ci sono appunto effetti grafici, ombre, anti-aliasing o altre menate varie. Ma che cazzo si vede qua, per curiosità? Perché si vede di merda? What the fuck? Cos'è sta roba qua? Non si vedeva così male prima! Va bene, dai, vi giuro, prima non si vedeva così male, eh. Comunque, ok. Forse, probabilmente, credo, sia una sorta di easter egg, diciamo, del gioco. Una sorta di sfondare la quarta barriera, perché se qua è completamente a fuoco, qua è completamente nitido, eccetera, eccetera, ci deve essere il suo motivo. Poi io non ne ho idea, onestamente. Tutto è possibile. Avvia il gioco e partiamo subito, che poi ho fatto un preambolo anche troppo lungo per i miei gusti. Allora, il frigo è rosso, ragazzi, il frigo è rosso. Prendiamo questo qua. Tasto sinistro. Oddio, no. È tutto buggato veramente. Tasto sinistro, ma che cazzo. For daddy to work. Per papà da lavorare, presumo. No, ragazzi, no, non va bene. Cos'è sta roba qua? Non si capisce una sega. Ok, e fin qua tutto chiaro. Devo andare a casa. Cerchiamo di muoverci, no? Mi alzo, ok. Fermi tutti qua, c'è un telefono. Ha riagganciato. Ok, cos'è sta roba qua? Prendilo. Preso, hai raccolto una moneta, va bene. No, vabbè, ma la visuale è buggata. Ma cosa hanno fatto? Una roba basilare, porca puttana. Neanche quella sono riuscito a fare, ma come? Hanno fatto la demo a suo tempo. Evidentemente è la traduzione italiana un po' fatta alla cazzo di Ken. Va bene, dai. Le schede si sovrappongono. Eh sì, è fastidioso come cosa. No, no, sono d'accordo, è ingiustificabile. È ingiustificabile, vabbè, dai, andiamo avanti. Sono abbastanza conscio che probabilmente risolveranno il prima possibile, però sto un po' sul coglioni. A posto. Tasto sinistro, boh, prendiamo il coperchio tipo, non so, via. Ok, e qua non c'è niente. Ah, devo spegnere il computer, giustamente. Ok, anche la luce immagino. Perfetto. Si è riacceso il computer. Spegniti, ho detto. Quella. Allora, graficamente vai a casa. È sicuramente molto molto particolare. C'è sta sorta di filigrana 8 bit VHS, non si capisce un cazzo. Però è molto carina come cosa. È molto suggestiva, ecco, sicuramente. Andiamo avanti. Entra nell'ascensore, ho capito, dai, ho capito. Lasciamo stare, qua posso prendere qualcosa. Beh, abbiamo messo la moneta, buono. Tasto sinistro, la prendiamo. Ti senti bene. You feel good, ok. Andiamo avanti. Fra l'altro sto streamando con i muratori di qua, che stanno facendo un casino della madonna, però va bene, dai. Tutto a posto, tutto a posto. Qua non si apre. Sta arrivando, perfetto. Guardate che bel quadretto. Sembra una sorta di ghiacciaio, tipo, non si capisce. Cool, dove andiamo? Al piano terra, presumo, no? Tac. Perfetto. Voi non sentite? No, cos'è che non sentite?
Ah, i muratori, sì, ok, no. Mi ha fatto prendere un colpo perché ogni tanto, premendo i tasti sbagliati, diciamo, tolgo l'audio del gioco, ecco. Come l'ultima puntata di Lollipop Chainsaw, che per metà è muta, infatti la registrerò, riregistrerò molto probabilmente. Qua! Si è chiuso, si è interrotto. Apri. What the... Holy shit! Cioè, avete visto? Ma che cazzo? Call. Cioè, si è tolto il tasto ed è spuntato un occhio al posto del tasto. Bene, dai. Dove siamo finiti? Sì. Però vabbè, dai, alla fine non è colpa loro, è colpa mia. Ci sta. Cercherò di fare qualcosa. Sì. In fretta, magari. Call. Non provi a uscire da solo. Che cazzo succede qua? Quell'occhio lì, che appunto strizza l'occhiolino. Interessante. Stop. Ma io a sto punto proverei ad uscire da solo, veramente, no? C'è una botola qua, ma non mi sembra che si possa interagire. No. Vedrò di sistemarlo. Ok. Call. Aspettiamo, c'è anche sta musica rilassante. Più o meno. Devo scendere al mezzanino e riavviare il computer. Ok. Cavolo. Mi sa che l'ho fatto incazzare. Ancora? Allora è recidivo, Toh. Puoi inserire il codice 66666 per interromperla? Ah! Simpatico. Toh. Ho fatto incazzare tutti, credo. Cosa? Non doveva andare così. Stop. Avvia il generatore. Non si è fermato molto qua, mi pare. Ok. Bene. Siamo al piano 431-1. Mezzanino. Allora, a primo impatto, a parte il glitch, diciamo, delle parole sovrapposte italiane, mi pare un esperimento particolare, ma riuscito. Nel senso che è un horror e a mio parere fa paura. E lo sto giocando purtroppo con un sole in faccia, no? Che è appunto la luce qua per illuminarmi. Però mi pare figo. Qualcosa di tutt'altro fuori del comune, insomma, ecco. Generatore di qua. Qua invece cosa abbiamo? Sala del personale. Che non si apre, però. Grazie Fede di nuovo per prima, Allora, qua c'è lo zoom con il click destro, va bene. Ah, si è aperto di là. Perché di là era bloccata la porta, What the fuck? Qui c'è del sangue. Il sangue non so, ma non promette mai bene nei giochi horror. C'è estremamente buio.
Sala del personale, generatore. What the fuck? Orribile. Cosa dovrei fare io qua? Wet floor, beh, si vede. No, 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 no. Ho sbagliato. Di qua? Di qua niente. Di qua allora, ok. Con tutte le ore di intrattenimento che ci regali è il minimo, almeno per uno 0, ok, ok. Eh sì, guarda, il corso ti farò sapere a tempo debito. Ti farò sapere a tempo debito. Comunque ti dico già in anticipazione di quello che ti dirò dopo. Dura 800 ore il corso, eh. 800, 800. Allora, ho girato la valvola, probabilmente mi ha chiuso qua, perfetto. Qua è chiuso. Qua si apre. Chiuso. Chiuso. Ok. Spogliatoio. Qua è chiuso. Che bel suono! Peccato che non abbia monete, purtroppo. Hai raccolto la chiave dello spogliatoio. Ottimo. Ma tu sei vivo? Nell'armadietto di Mitchell. Va bene, grazie. Allora, io direi che possiamo andare allo spogliatoio. Vediamo un attimo. L'armadietto di Mitchell. Oh, che bello, ragazzi. Qua sono tutti gli easter egg di registi horror. Allora, James Wan è quello di Saw. Wes Craven è quello di Nightmare, ecco. Tom Savini è l'effettista dei film zombie di Romero, nonché anche il regista. Comunque John Carpenter è John Carpenter. William Friedkin è quello dell'esorcista. Kudrow non lo so, onestamente. Kudrow non lo so. Serling mi è familiare, ma non me lo ricordo. Hardy non ne ho idea, onestamente. Dopo comunque me li tiro giù tutti, perché sicuramente ognuno di questi ha fatto un bel film. Dem non lo so, Toyama non lo so, Muschietti è quello che ha fatto il remake di It 1 e 2, questo me lo ricordo. Alan Aster non me lo ricordo, Wannell non lo so, Robert Eggers è quello che ha fatto The Witch con Anna Taylor-Joy, che è molto molto bello, e qualcos'altro, ha fatto anche The Northman mi pare, e poi un altro horror ancora che non mi ricordo, se non mi ricordo. Mitchell non ne ho idea, Nakata non ne ho idea, onestamente. Comunque Mitchell, dicevano. Qua monetine, perfetto. Del bere vuota, ma io posso aprirli tutti? Ah beh, allora controlliamo, dai, facciamoci i cazzi degli altri. What the fuck? Questo non fa per noi, eh. Mi aspettavo un palloncino io dentro Muschietti, ma a quanto pare no. Qua niente. Ehi là. Chi è questo qua, scusate? R. Hardy. Ok, buono. Un'altra bottiglia, va buono. Nakata ha fatto The Ring. Ah, ok, ok, l'originale, l'originale. Immaginavo, magari qualcuno ha fatto anche The Grudge di questi, non lo so, boh. Tanto che comunque è un altro horror importante, ecco, asiatico. Grazie, grazie Fede, grazie mille. No, io purtroppo non sono un tuttologo, ho la passione per il cinema horror, per cui certe cose me le ricordo, ma non tutto, ovviamente. Bella comunque, questa cosa qua mi è piaciuta molto, come tributo, molto carina, molto carina. Molto carina. If you need coins, look in Mitchell's lock. Ok. Cos'è sta roba, ragazzi? Ah, è una tessera. Tech Cleaning Inc. Team Kudrow.
Va bene, hai raccolto il pass di team. Perfetto. Il pass di team. What the fuck? Be careful. Lo usiamo qua? No. Più avanti allora, dai. Niente. Qua rumori che più orribili non si poteva. Qua è bloccato per il momento. Come vi sembra questo gioco per il momento? È interessante, vero? Sapete cosa? Forse il rumore visivo è molto disturbante, ecco, nel senso che è notevole come impatto. Può piacere come no, ecco, però effettivamente può stare sulle palle, insomma. Può stare sulle palle. Lo rende unico, sì, però un po' fastidioso. Specialmente al buio veramente aumenta tantissimo, esattamente come il rumore dell'immagine, no? Qua basta, si vede relativamente bene, di qua è una merda, tipo. Ehi là. High voltage keep out. Ok, buono. Questo era il generatore da riavviare, presumo. Ah, abbiamo fatto il giro completo, giusto? Sì. Ok, bene. Quindi adesso che ho fatto il giro completo posso tornare all'ascensore, no? Devo andare a casa. Ah, infatti torno all'ascensore, dico in alto a sinistra. Ecco, ok. Però no, mi sono perso un qualcosa, sapete? Vediamo. Qua no. Ah, lift, ok, ok. Ok, ci siamo. Stiamo cadendo o semplicemente sta funzionando? Non ne ho idea, onestamente. Stop! Nel dubbio. Apri. Apri. Chiudi. Call. Trovo il codice sul nastro. Come sul nastro? Ah. Io non mi posso accucciare, perché onestamente... Ma stiamo cadendo di nuovo. Ma che cazzo? Ma basta! Nove? Uno? Come? Nove, uno? Zero? Nove, uno, zero, nove? Boh. Ma... Credo, non lo so, cioè, boh. Fermati, porca puttana. Niente, siamo in caduta libera. 9, 1, 0, 9. Ma non credo sia giusto. 2? 9, 1, 0, 9, 2, allora. 9, 1, 0, 9, 2. Call. No, eh? Non ha funzionato, va bene, riproviamo. Se avete suggerimenti sono tutto orecchi, ovviamente. Ma si spegne, cazzo. 9 1 0 9 1 0 9 è 2. Che cazzo è successo qua? Ciao Anthony! 91092 91092. Bene. Apriti. Oh. E cadiamo, va bene, dai.
Ora ha funzionato. Ora l'ha preso per un qualche motivo. Non so cosa sia cambiato. Però sto giro ha funzionato. E mo? Wow. Era raccapricciante sta cosa. Bye. Cioè ci sono organi dentro. Organi, teste, cuori, mani, arti. Bene. Qua ci sono ceffi che ci scrutano con gli occhi luminosi. Chi cazzo sei tu? Ok, va bene. Evito, dai. Forse devo trovare delle monete, non so. Bye. Attenzione. Ah no. Questo era tranquillo, direi. Tu? Non avendo monete, non mi posso permettere il torace, diciamo. Cosa abbiamo qui? Qua c'è un altro ceffo. Non lo so, alla fine, essendo una cosa molto psicologica, è difficile anche andare a logica. Bisogna andare un po' intuito. Forse bisogna far scappare via tutti i cosi. I ceffi, non lo so, boh. Ma sono tantissimi comunque, non so. Magari rispondono anche, non l'ho capito sta cosa onestamente. Non mi è chiara. C'è qualcosa da prendere qua, forse non me ne sono accorto. Le porte non si chiudono. L'obiettivo non c'è, al contrario di... Ah! Piedi di porco! Ma che cazzo? Esamina. Prendi. La mano si è spostata verso l'ascensore. Raccogli mani. Ah, ok. Ecco perché, dai, bisognava prendere il piede di porco, non me ne ero accorto. Esamina. Ma c'è un codice tipo? 4. Altre 3 mani da raccogliere, non fa una piega, dai, classico. Classico. Ora si spiega tutto. Raccogli mani. Ci mancano altri 2 contenitori. Uno è questo. E l'altro. Un'altra mano. Sapete cosa? Mi sembrava che uno fosse girato, quindi non fosse visibile da distante. Devo trovare tipo un monolite nero.
Forse è questo qua al contrario. No, qua abbiamo già dato. Boh, andiamo di qua allora, dai. Non era tipo sopra una pila, no? Mi sembrava. Quello è l'ascensore. Non è questo. Dove cazzarola è finito? Di qua forse, boh. Ah, porca miseria. Prima c'erano le persone anche con i loro occhi ad attrarre un po' l'attenzione. Le ho fatte sparire tutte invece. Adesso... Che cazzo succede, oh? Ah, stavo affogando, bene. Niente, ci manca un coso. Un distributore. Ce ne manca solo uno. Magari qua attorno non me ne sono accorto, vediamo. No. Se io vado qua ci sono le mani. Holy shit. Dai, cazzarola, l'ultima mano. Dove cazzo sei finito, distributore di merda? Eccolo là. Va che imboscato che era questo, porca puttana. Andiamo verso l'ascensore. Un buon titolo per il momento, eh. Allora, non so in quale ordine onestamente metterlo. Ah no, ok, ho capito. Ho capito, nel senso che il numero di dita alzate probabilmente... Allora, qua c'è un dito solo. Quindi io direi 2, 4, boh. Ma questo qua che dita sono, scusate, non si capisce un cazzo. Questo ha tutta la mano alzata, quindi mi sa che è l'ultimo numero, ok? Quindi facciamo questo qua sia il numero, il quinto numero, anzi, il quinto numero. Questo è il primo numero, questo è il secondo numero, va bene? Primo, secondo. Questo è il terzo, forse. Dai, proviamo così. 2, 4, 3... 5-1, 2, 4, 3, 5, 1. Risolvi l'enigma delle mani. Adesso proviamo, grazie Fede, vediamo. 2, 4, 3, 5, 1. No. Stop. 2, 4, 3, 5, 1, vediamo. Questo... Non mi pare. 2, 4, 3, 5, 1. No, purtroppo. Purtroppo no. Purtroppo no. Purtroppo no. E non è chiaro. Oh, non è chiaro. Anche questo poi... 53 invece di 35. 24, 53 e 1, giusto? Niente da fare. Niente da fare, sapete. 24, 53 e 1. No. 24, 35, 1. No. No, no, dai, no. Proviamo a guardare meglio le dita. Le mani, volevo dire. Questo è un 5, fin qua, chiaro. 2. Allora, io qua vedo un dito solo, Qua vedo due dita. E fare call dopo il numero? Ma potrebbe essere, hai ragione. Sì, proviamo, dai. Ma mi sembrava di averlo fatto, Però proviamo. 24, 3, 5, 1. No, 24, 3, 5, 1, no. 24, 5, 3, 1. No, purtroppo no.
Purtroppo no. Potrebbe anche essere che 1, 2, 3, 4, 5. No, no, beh. Cioè, in realtà questo qua, ragazzi, a me sembra un 2 comunque. Per cui non so a sto punto. 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3. 2, 3, 4, 5, 1. Che cazzo ne so. No. 2. Ah. 2, 3. Vabbè. 2, 3, 5, 4, 1. Niente, oh. Non è chiara la faccenda, non è chiara. L'1, parere mio, è sicuramente il numero finale e fin lì non ci piove. Il 5... Boh. Il 4... Boh. Non lo so, il 5 è 1-0? Ah, aspetta, ok, ah, proviamo, no, fermi tutti. Allora, noi non dobbiamo leggere il numero sui dorsi, ma quello sui dorsi è l'ordine e il numero è fatto dalle dita, giusto? Questo intendi? Quindi, proviamo a fare 5. 1 5 1 2 5 1 2 2 0 5 1 2 2 0 vediamo. Ah, va detto al contrario. Eh sì, bastardi. Va bene, dai, ok, va bene. Molto carina come cosa, molto carina, eh? Molto carina. Molto carina. Oh cazzo. For dead to work. E niente. Il frigo rosso ci ha mangiato. Ah, vedete, c'è una storia psicologica dietro, eh. Ok, quindi il padre che viene chiamato e a quanto pare ha a che fare con la moglie che forse è morta, non lo so onestamente, boh. Ma se io faccio avvia il gioco... Ah, ok, sono tre storie per il momento. Prima ho fatto questa, va bene? Dopo c'è questa, poi c'è questa, ok. E infatti sono 6 storie, come vi dicevo prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, molto carina come cosa, molto carina, giusto? Perfetto, va bene ragazzi. Io, come vi dicevo, adesso vado a fare il video. Dopodiché vado a prepararmi per mangiare, lavorare, eccetera, eccetera. Grazie a tutti per questa mini live. Ci ritroviamo comunque domani alle 5, sempre, ecco. E comunque vi aggiornerò sul futuro di Twitch, insomma. Purtroppo sicuramente ci saranno molte meno live rispetto alla normalità, ecco, con il corso che farò. Grazie a tutti, buona cena, buona serata, pensatemi ogni tanto perché io sappiate che vi penso e non sto scherzando, e ci vediamo domani.